Grazie papà. Grazie papà perché tu sei buono, grazie perché tu sei fedele, grazie padre perché tu hai il meglio per noi ogni giorno nella nostra vita. Grazie perché la tua parola ci fa del bene, la tua parola ci incoraggia, la tua parola ci aiuta, ci equipaggia, Padre. Io ti ringrazio per la tua presenza nelle nostre vite, ti ringrazio per questo tempo, Signore, che possiamo ascoltare la tua voce, possiamo ascoltare la tua parola, possiamo essere benedetti. Grazie perché tu hai il meglio delle nostre vite, grazie Padre perché tu hai un piano per ognuno di noi, grazie che tu hai pensieri di pace, hai una speranza, hai un futuro per noi, Padre. Noi ci fidiamo di te e io, Signore, ti ringrazio perché come i nostri cuori sono aperti davanti a te per ricevere la tua parola entra come un seme nel terreno del nostro cuore, porta un buon frutto, Signore, che benedice la nostra vita, le nostre famiglie, le nostre case e chi ci sta attorno, Padre. Grazie per la verità della tua parola e grazie per come tu ci guidi e possiamo ascoltarti, Signore, e possiamo ricevere direttamente da te che sei un papà buono e fedele. Signore, Benedico a grazie, tutti coloro che grazie, ascolteranno la tua parola grazie, e grazie perché nessuna distrazione e nulla potrà impedire, Signore, di ricevere la tua parola che è vivente ed efficace nel nome di Gesù. Amen. Grazie invece per l'onore che date nel condividere la parola, quindi ringrazio per questo momento. Sono certo che la parola di Dio farà del bene ad ognuno di noi perché la parola di Dio fa sempre del bene, produce sempre un risultato positivo. La parola di Dio è la nostra verità, è ciò che ci guida, è ciò che ci porta avanti. E quindi io voglio ringraziare per questa occasione, per questo momento, e voglio condividere quello che Dio ha messo nel mio cuore. Il titolo di questo breve messaggio è Un ospite speciale. Il testo base si trova in Luca al capitolo 10, dal verso 38 al verso 42. Dice così, versetto 38. Ora, mentre essi erano in cammino, avvenne che egli entrò in un villaggio e una certa donna, di nome Marta, lo ricevette in casa sua. Versetto 39. Ora ella aveva una sorella che si chiamava Maria, la quale si pose a sedere ai piedi di Gesù e ascoltava la sua parola. Ma Marta, tutta presa da molte faccende, si avvicinò e disse: Signore, non ti importa che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti. Versetto 41. Ma Gesù rispondendole disse: Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti inquieti per molte cose, ma una cosa sola è necessaria, e Maria ha scelto la parte migliore che non le sarà tolta. Io ringrazio Dio per la sua parola e per come la sua parola in ogni dettaglio, in ogni piccola parte, in ogni piccolo angolo, in ogni piccola parola ha un grande insegnamento e produce una grande verità e ci dà forza, ci dà speranza e ci aiuta a vivere la vita di ogni giorno. La parola non è distante da noi, la parola è attuale, la parola di Dio ora fa del bene alla mia vita, la parola di Dio è eterna, non passa mai, non cambia mai e rimane fedele e vera negli anni. In questo episodio abbiamo letto al versetto 38 che mentre Gesù con i discepoli erano in cammino, avvenne che egli entrò in un villaggio. Gesù era in cammino, Gesù stava camminando, Gesù si stava muovendo. Gesù, che è la parola di Dio, stava camminando e decide di entrare in un villaggio. Ancora oggi, ancora ora, Gesù cammina per le strade della nostra città. La parola di Dio cammina ed entra nelle nostre città, entra nella televisione, entra nei social, entra in ogni posto, in ogni luogo dove gli si dà spazio, la parola di Dio si muove, cammina. Infatti Ebrei 4:12, ve lo cito, dice così che la parola di Dio è vivente ed efficace. La parola di Dio è viva, la parola di Dio respira, la parola di Dio crea un effetto, ha un effetto. Gesù camminava e decide di entrare nel villaggio perché Gesù sta cercando, Gesù cerca occasioni per fare amicizie, Gesù cerca occasioni per incontrare le persone, per incontrare i cuori. Gesù non è entrato per caso nel villaggio, Gesù ha messo in conto di entrare in quel villaggio per essere un ospite speciale per una famiglia speciale. Quindi Gesù
cammina, Gesù si muove e non sta alla larga. Gesù entra, va nel cuore del villaggio, Gesù ancora oggi va nel cuore della tua casa, Gesù vuole entrare nella tua casa, Gesù vuole entrare nel cuore, nel tuo cuore, vuole camminare verso di te ed entrare nel tuo cuore. E non vuole stare in disparte, non vuole stare alla larga. Questo periodo del Covid ci ha portato a vivere le relazioni un po' a distanza. Si è parlato tanto di distanziamento sociale, ma in realtà purtroppo per molti questo distanziamento sociale è diventato una diffidenza sociale. Mentre Gesù vuole entrare nella folla, nel cuore della folla, vuole entrare all'interno della folla e avere una relazione con noi, avere una relazione con le persone, tante volte noi cerchiamo invece di stare fuori dal villaggio, fuori dalla folla, alla larga, e andare per una via più veloce, non fermarci, non incontrare le persone, non relazionarci con le persone. E questo tipo di relazione che abbiamo con le persone ce la portiamo tante volte anche con Gesù. Siamo veloci nel relazionarci con le persone, abbiamo delle amicizie take away, prendo e vado via, cerchiamo di non soffermarci troppo ad ascoltare le persone perché andiamo di fretta, perché abbiamo impegni, perché dobbiamo essere distanti, ma questo tipo di relazione non è quella relazione che Gesù vuole avere con noi, è quella che noi dobbiamo avere con Lui. Questo tipo di relazione, una relazione molto molto veloce, molto di sfuggito, non è la relazione che Gesù vuole avere con noi. Gesù vuole entrare nella folla per toccare il tuo cuore e il mio cuore. E questo tipo di relazione che Gesù vuole avere è una relazione che ha valore perché Gesù dà valore alle nostre vite. Vedete, oggi pomeriggio ho ricevuto questo regalo. L'avvicino un po' per farla vedere meglio. Sapete che valore ha questa perla? Questa perla per me ha un valore grandissimo, ha un valore inestimabile. Ma non perché questa perla ha un valore di per sé, perché è plastica, non è una perla vera, è solo plastica. Ma per me questa perla ha un grandissimo valore per la persona che me l'ha regalata. Io associo il valore di questo oggetto non al valore della perla di per sé, ma al valore del gesto che c'è stato nella persona che me lo ha dato. Perché oggi pomeriggio è venuta mia figlia che ha 4 anni e mi ha detto: papà, ho un regalo per te. Ha uscito dal suo cofanetto dei gioielli questa perla e mi ha detto: questo è un regalo per te. Questa perla assume un valore inestimabile perché per me ha valore la persona che me l'ha donato. E noi dobbiamo iniziare a decidere di avere relazione con Gesù non per la convenienza, non per quello che Lui ci può dare, non per quello che Lui può dire, ma per quello che Gesù è nella mia vita, per chi Gesù è e per quello che la parola di Dio ci dice e ci racconta del carattere, del cuore di Dio. E lo stesso dobbiamo fare con le persone, non vivere delle relazioni apparenti, non vivere delle relazioni secondo un valore terreno, ma vivere delle relazioni per un valore inestimabile, secondo il valore che noi diamo alle persone e che loro danno a noi. Giovanni 15:15 dice così: io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa ciò che fa il suo signore, ma vi ho chiamato amici perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udito dal Padre mio. Lo voglio rileggere, così può entrare nei nostri cuori e può parlare al tuo cuore. Io non ti chiamo servo, perché il servo non sa ciò che fa il Signore, ma io ti chiamo amico. Questo è il tipo di relazione che Gesù sta cercando con te. Questo è il motivo per cui Gesù entra nel villaggio e bussa alla tua porta, perché ti ho fatto conoscere, ti voglio far conoscere tutte le cose che ho udito dal Padre mio. Il padrone dirige i servi, mentre il maestro guida i discepoli. E la grandissima differenza è che il padrone, dirigendoti, fa andare. Tu fai così, tu vai, tu devi fare questo. Mentre il maestro, mentre Gesù, mentre la vera amicizia ti guida, significa che ti dice dove andare e viene
con te, perché Gesù vuole guidare la mia vita attraverso questa relazione di amicizia, questa relazione dove lui viene passo passo con me, guidare ogni mio passo. Quindi Gesù non incontra Marta e Maria in questo episodio di Luca 10:38 per caso. Non è una casualità che Gesù passa da quel villaggio, ma è una causalità, cioè che a causa dell'appuntamento che lui aveva già preparato nel suo cuore, nel tragitto mette casa di Marta e Maria. Quindi non è un caso che Gesù entra in quel villaggio, ma è a causa di quella casa che Gesù entra in quel villaggio. Troppe volte noi ci sentiamo i protagonisti della nostra vita, ci pensiamo noi i grandi programmatori della nostra vita, coloro che decidono quando incontrare Gesù, coloro che decidono gli appuntamenti, e pensiamo che è un caso che Gesù è passato da là e io decido di aprirgli la porta. Ma invece non è così. Gesù ha un tragitto, ha un itinerario dove c'è la tua vita, dove c'è la mia vita. E la mia responsabilità è quella di aprirgli la porta e di ricevere, questo ospite speciale. Genesi 1:1 dice così. Genesi 1:1. Nel principio, quindi dal nulla, Dio creò i cieli e la terra. Nel principio Dio creò i cieli e la terra. Dal vuoto, dal nulla, Dio ha creato una strada, Dio ha creato un programma, Dio ha creato un piano, Dio ha creato una nuova pagina, Dio ha creato una nuova storia, Dio ha creato un nuovo cielo e una nuova terra. Giobbe 1:21 dice così, Giobbe 1:21, nudo sono uscito dal grembo di mia madre e nudo tornerò in grembo alla terra. Il Signore ha dato e l'Eterno ha tolto. Sia benedetto il nome dell'Eterno. Nudo sono uscito e nudo ritornerò. Noi che ci sentiamo al giorno d'oggi conquistatori del tempo, coloro che possono fare la qualunque cosa, dobbiamo ricordarci che invece siamo venuti su questa terra nudi, e nudi torniamo significa che non portiamo nulla di materiale, nulla che ha a che fare con questa terra, ma portiamo con noi solo il valore che abbiamo dato a ciò che Dio ci ha detto, a ciò che Gesù è, al suo piano, alla sua parola. E noi non siamo quindi padroni del tempo che scorre. Noi non possiamo essere padroni di un tempo che scorre. Come abbiamo letto, è Dio che crea ogni cosa. È Dio che crea il tempo. È Dio che si muove nel tempo. Noi non siamo padroni, ma siamo responsabili della stagione che vogliamo vivere. Noi non siamo padroni del tempo che scorre, ma siamo responsabili della stagione che oggi, che ora vogliamo vivere. Se vogliamo aprire quella porta a Gesù, se vogliamo ricevere l'amicizia che Gesù ha preparato per noi, se vogliamo dire a questo ospite speciale sì, entra, e noi allora diventiamo responsabili nel tempo che non possiamo gestire di una stagione nuova che abbiamo grazie a un'amicizia vera, leale, eterna, che è quella con Gesù. E in altre parole posso dire così: noi non possiamo controllare il tempo, ma possiamo sicuramente gestirlo. E quando abbiamo questo appuntamento che Gesù ha preparato con noi, come ha detto il pastore, non dobbiamo essere distratti davanti alla parola di Dio, non dobbiamo farla scorrere e lasciarla andare via fuori dalla nostra vita, ma noi dobbiamo mettere attenzione a quel campanello che sta suonando attraverso la parola di Dio, attraverso quel verso, attraverso quello che Gesù ci dice, attraverso la sua presenza. Dobbiamo essere attenti, e in una giornata qualunque che noi non abbiamo gestito nel tempo, noi possiamo entrare, e abbiamo la responsabilità, ricevendo la sua parola, di entrare in una giornata qualunque, in un tempo nuovo, in una stagione nuova, e entrare nelle promesse che Gesù ha per la nostra vita. Giacomo 2:23 dice così. Giacomo 2:23. Ora Abramo credette a Dio
egli fu messo, ok, l'abbiamo preso. Ora Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto come giustizia e fu chiamato amico di Dio. Il versetto qui sta dicendo che fu chiamato amico di Dio perché credette a Dio. Credette a Dio. Credere in Dio, quindi ecco, cambia, questa è la differenza. Credere in Dio significa avere fede. Io credo che Dio esiste. Io ho fede nella mia vita perché credo nel Dio invisibile ed è visibile attraverso la mia fede. Questo è credere in Dio. In questo contesto posso dirlo in altre parole. Io credo che c'è Gesù davanti alla mia porta. Io ho fede e credo in Gesù che è davanti alla mia porta, che sta suonando. Ma il salto di qualità che ci porta in una vita in relazione con Gesù, che ci porta da un livello basilare, da un livello religioso, che noi sappiamo che un Dio c'è, ad arrivare a un livello di relazione, di amicizia, fare questo salto di qualità, far creare un cambiamento nella nostra vita, avviene quando noi dal credere in Dio, che è fondamentale, passiamo nel credere a Dio. Credere alle sue parole, credere a quello che ha preparato per noi, credere a quello che Gesù vuole fare con noi. Quindi credere in Dio e sapere che Dio è davanti alla nostra porta. Ma credere a Dio significa che Lui ci ha detto dal citofono che ha il meglio per noi e noi siccome crediamo a quelle parole, noi apriamo la porta ed ecco che Gesù entra nella nostra casa ed inizia una relazione, un'amicizia, dove l'ospite speciale diventa il nostro caro amico. Amen. Giovanni 11:40, sono contentissimo del verso che ha letto all'inizio il pastore Petrone, perché era uno dei riferimenti che avrei letto, ma avendolo letto lui, mi ci collego in questa parte. Vedete Giovanni 11:40 cosa dice? Gesù le disse: non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? Gesù le disse: non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? Qua non dice: non ti ho detto che se vedi la gloria di Dio, allora poi devi iniziare a credere? No, 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 no. Qua sta dicendo che se tu credi, quindi credi a Dio, decidi di aprire la porta a Gesù, dopo vedrai in quell'amicizia, in quell'appuntamento, qualcosa di meraviglioso che ti farà entrare in una stagione nuova. Alcuni vogliono prima capire, vogliono prima essere sicuri, prima vogliono fare tantissime domande a Gesù, ma la cosa migliore da fare è aprire la porta e tutte le domande, tutto ciò che tu vuoi dire a Gesù in una relazione di amicizia, la potrai dire e tu quando crederai in Gesù vedrai la gloria di Dio. Il verso all'inizio che ha letto il pastore, che la parola è una lampada al mio piede, si lega a questa frase che io ora vi trasferisco, che dice così: che non deve essere la mia esperienza di vita, le mie esperienze in generale di vita, a determinare se la parola di Dio è vera, se Gesù è vero, se Gesù è davvero ciò di cui ho bisogno, ma deve essere la verità della parola di Dio, deve essere la presenza di Gesù a determinare la mia esperienza di vita. In altre parole, sto dicendo che non devo aspettare di fare esperienze nella mia vita per constatare se Gesù è vero e quindi in queste esperienze poterne fare esperienze anche esperienze negative, esperienze lontane da Gesù, esperienze anche tragiche, per dire se la parola di Dio è vera o non è vera. Ma io devo oggi decidere di prendere, di dire a Gesù:
entra, io credo in te e con questa amicizia io dopo vedrò le mie esperienze della vita trasformate, vedrò i tuoi miracoli, vedrò il tuo aiuto, vedrò il tuo sostegno, vedrò come tu sei la mia forza in ogni tempo. Non significa che tutto andrà bene, ma in quelle situazioni buie io avrò l'amicizia sicura che non viene mai meno. Ecco che non devo, la parola di Dio diventa, questa è l'immagine, diventa la luce che poi mi fa vivere una vita illuminata. Quindi non aspettare di fare esperienze per poi confermare o meno e valutare se Gesù è importante o no, ma fai entrare Gesù a bordo della tua vita, fai entrare Gesù nel tuo cuore e permetti a Lui di fare esperienze con te e tu con Lui. Questa è un'amicizia vera. Luca 4, 17, 18 dice così. Luca 4, 17, 18. E gli fu dato in mano il libro del profeta Isaia. Lo aprì e trovò quel passo dove era scritto: lo Spirito del Signore è sopra di me, perché mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha mandato per guarire quelli che hanno il cuore rotto, per proclamare la liberazione ai prigionieri e il recupero della vista ai ciechi, per rimettere in libertà gli oppressi e per predicare l'anno accettevole del Signore. Vedete, nel versetto 17 abbiamo detto che abbiamo letto: egli fu dato in mano il libro del profeta Isaia, quindi gli fu data la parola, e quando la aprì si sprigionò un'unzione, uscì un'unzione che è un'unzione che porta libertà, che porta guarigione, che porta vittoria, che porta successo, che porta pace, che porta la sua grazia. Ecco l'immagine di Luca 4, 17 e 18. Apriamo la porta a Gesù, apriamo la parola di Dio, apriamo il nostro cuore all'ospite speciale e questa sua presenza, questa sua relazione porta e sprigiona libertà nella mia vita, sprigiona esperienze dove vedo i miracoli di Dio, porta guarigione, porta libertà dai pensieri negativi, porta nuova visione, porta i propositi di Dio. Questa è l'unzione, questa è la potenza, questa è la vittoria, quando io non solo credo nella parola, credo in Gesù, ma io credo alla parola, alle promesse, a ciò che Gesù ha preparato per me. E dal buio entro nella luce perché io apro questa porta. Abbiamo letto che in Luca 10, nei versetti 38, 39, 40 e 41, in questo appuntamento tra Gesù, Marta e Maria, abbiamo letto che Marta lo ha ricevuto, Gesù è entrato, però poi Marta ha iniziato aveva una sorella, abbiamo letto, che aveva una sorella Maria, che Maria si siede ai piedi di Gesù, ascolta la sua parola, riceve la parola di Gesù, mentre Marta continua a impegnarsi in tutte le sue faccende, quindi ha ricevuto Gesù, ma poi si impegna nel fare altre cose, e mentre Maria, sua sorella, non solo riceve Gesù, ma si ferma ad ascoltarlo. Queste due sorelle, Marta e Maria, rappresentano due realtà che abbiamo da sempre e che ancora al giorno d'oggi sono esistenti, che sono sorelle perché molti le mettono vicino l'una accanto all'altro, perché molti le fraintendono, perché molti pensano che sia la stessa cosa, ma in realtà sono due cose completamente diverse. E Marta rappresenta la religione e invece Maria rappresenta la relazione, il sedersi ai piedi di Gesù. Quindi religione è fare entrare Gesù, ma poi io mi impegno in tante cose e non ascolto quello che Gesù ha per me, non ricevo veramente la sua parola, mentre relazione è che io mi fermo, do attenzione a Gesù e lo ascolto. Quindi molti le fraintendono, molti le mettono vicino come se fossero due sorelle, ma in realtà religione e relazione sono due modi di approcciarsi a Gesù, alla sua parola, a Dio, completamente diversi, con dei risultati completamente diversi. La religione fa entrare Gesù
E mentre parla Gesù, si occupa di tante cose fine a se stesse. La relazione invece sta ai piedi di Gesù e ascolta la sua parola. La religione è tutto ciò che abbiamo deciso di fare noi con Dio. Lo abbiamo fatto entrare, lo abbiamo fatto sedere e dopo iniziamo a dettare noi le regole, noi i comportamenti, noi i modi di fare. Quindi religione entra Gesù, ma poi ti siedi e comando io. Mentre relazione è far entrare Gesù e decidere di far fare tutto a Lui e noi muoverci con Lui. Quindi religione sta, mette Gesù di lato, la relazione invece è tutto ciò che Dio ha deciso di fare con la mia vita, con noi. Apocalisse 3:20 dice così: ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Vedete, ecco, leggiamo dalla parola, ecco, io sto alla porta e busso. Ecco, questo è un appuntamento desiderato, non un caso, è voluto. Gesù ha prodotto questo appuntamento con te attraverso la sua parola in questo momento. Gesù è colui che vuole incontrare la tua vita, quindi è un appuntamento voluto, cercato e desiderato. Se qualcuno ode la mia voce, quindi tu inizi a credere in Dio, questa è la voce di Dio, questa è una parola che non ho ascoltato da altre parti, questa è una parola che fa cambiare il mio modo di pensare, questa è una parola che mi porta gioia, io sto credendo in Dio. E poi apre la porta, cioè significa crede a ciò che Dio gli ha detto e gli ha promesso, quindi apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Un invito a cena ci parla di relazione, ci parla di familiarità, ci parla di complicità, ci parla di tempo di comunione, ci parla di stare in amicizia, avere un'amicizia con Gesù. Questo è avere una relazione, questo è essere come Maria ai piedi di Gesù ad ascoltarlo. Non è difficile, non è solo per alcuni, non è solo per persone che non hanno avuto un passato, non è per persone che hanno una cultura, non è per persone di una nazionalità, non è per persone che hanno un ceto sociale, o se tu hai avuto un passato brillante vale per te, se tu hai avuto invece un passato negativo a te non interessa. No, la parola di Dio dice che se qualcuno ode la mia voce, chiunque ha il diritto è l'onore di poter ascoltare la voce di Dio. La parola di Dio è per ogni uomo, per ogni persona, per ogni popolo, per ogni nazione, per ogni tribù, perché dice in prima Corinzi 1:27-28, ve lo leggo io, quindi potete ascoltarlo da me: ma Dio ha scelto le cose stolte del mondo per svergognare le savie, e Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti. Prima Corinzi 1:27, ora leggo il 28: e Dio ha scelto le cose ignobili del mondo e le cose spregevoli e le cose che non sono per ridurre al niente quelle che sono. Gesù non ha preferenze. L'appuntamento a cena non è per persone preferite, è per ognuno che decide di ascoltare la sua voce, e non importa il passato, perché tu non puoi controllare il tempo, ma puoi decidere ora di iniziare una nuova stagione con lui a cena, con lui una relazione vera e propria. E come abbiamo letto, per concludere, in Luca 10 al versetto 40-41, Luca 10:41, ma Gesù rispondendo le disse: Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti inquieti per molte cose, ma una cosa sola è necessaria. Alleluia, una cosa sola è necessaria. Maria ha scelto la parte migliore che non le sarà tolto. Quante volte ci stressiamo, ci arrabbiamo, ci affatichiamo, perché pensiamo che raggiungendo le cose raggiungiamo Dio. Ma alla fine lo scopo della religione, del fare tante cose, è arrivare ad essere soli.
mentre lo scopo della relazione è avere sempre un amico al nostro fianco in ogni circostanza, in ogni situazione della nostra vita, un amico che non ci può essere tolto, perché tutto attorno a noi può venire meno. Nudi siamo venuti sulla terra, nudi andiamo, ma ciò che c'è dentro di noi, quella relazione con Gesù, il Gesù che abbiamo fatto entrare nella nostra vita, la parola a cui noi abbiamo creduto, quella non potrà essere mai tolta, mai toccata da niente e da nessuno. Questo è quello che vuole fare Gesù con la mia vita. E allora io non voglio più stancarmi, stressarmi, affaticarmi per cose che non hanno valore, come la perla che vi ho detto. Noi ci affatichiamo tante volte a cercare cose che hanno un valore che va e viene, quando invece noi dobbiamo dare valore alla relazione che abbiamo con Gesù e con il Gesù che ci ama e che ha il meglio per la nostra vita e che nessuno può togliere. Amen. Questo è l'appuntamento che noi vogliamo con Gesù. E io voglio pregare per concludere, alla luce di quello che io ho detto, alla luce di quello che la parola di Dio ha detto, io voglio pregare credendo che se qualcuno ha fatto entrare Gesù e poi lo ha messo di lato, possa chiedere a Gesù di rialzarsi e di andare verso la propria vita e di iniziare una nuova relazione. Se qualcuno invece l'ha lasciato fuori, possa aprire la porta. Perché io non vi voglio chiamare più servi, abbiamo letto, ma vi voglio chiamare amici e voglio darvi parole di vita eterna, dice la parola, parole che non possono essere toccate, parole che sono eterne, parole che non verranno mai meno. Padre, io prego, Signore, e ti ringrazio per la tua parola che produce sempre qualcosa di buono nella nostra vita. La tua parola è vera, la tua parola è una lampada, la tua parola è viva, è attuale, è efficace. Io prego, Padre, che ognuno delle persone, Signore, che ha sentito questa parola possa decidere di aprire la porta e di farti entrare e di riceverti e di stare a cena con te, di essere se stesso con te, Padre, perché tu stai cercando una relazione cuore a cuore con noi, una relazione vera e profonda, Signore. Tu non, Signore, non sei allontanato dalla nostra condizione, non sei allontanato dal nostro passato, nulla e niente impedisce a te e al tuo amore di arrivare alla nostra vita, Padre, perché tu ci hai scelti per primi, Signore, e tu ci hai amati ancora prima che noi ti conoscessimo. E io prego, Padre, che ognuno possa aprire, Signore, questa parola e riceverla. E questa parola entra, porta un miracolo, porta, Signore, i matrimoni a essere guariti, porta le vite a essere risanate, una parola che fa del bene e produce, Padre, una stagione nuova. Grazie per la tua parola e grazie per la tua amicizia e per il tuo amore verso di noi, nel nome potente di Gesù. Amen e amen.